Chiesa di San Michele Arcangelo, Rutino, provincia di Salerno. 26 dicembre, terza serata di Natale al Borgo, in occasione della messa in scena della cantata dei pastori, diretta dal regista Gaetano Stella. Qui a Rutino, in occasione di Natale al Borgo, evento che è iniziato, diciamo, una calata di eventi che è iniziata dall'8 dicembre al 6 gennaio, di cui lei è il direttore artistico. Sì, per me è un onore, un piacere grandissimo, perché a parte che sono legato a Rutino anche da storia antica, io ricordo con grande piacere di aver fatto un evento rievocativo, una rievocazione storica sul brigantaggio, il rapimento venere tanti anni fa, e mi ricordo questa cosa con molta gioia. Ma adesso devo dire, è intrigante ancora di più, perché la direzione artistica di questi eventi mi hanno impegnato, mi impegna la determinazione del sindaco, la disponibilità del parroco, mi hanno messo in condizione di raccontare la cantata dei pastori come piace a me, nella maniera più bella, più popolare, più autentica, più viva. E quindi diciamo che ho vissuto questa serata come una serata di festa, personalmente, e vedere che c'era gente che hanno assistito con lo stesso gusto, con la gradevolezza, il sorriso e anche la commozione, mi ha molto gratificato. Niente di più, intanto che non pioveva stasera, quindi siamo contenti di essere stati qui in chiesa, di essere stati benissimo. Siamo felici di aver avuto Gaetano Stella come direttore artistico e soprattutto aver registrato una presenza così numerosa e ancora di più un pubblico che si è divertito. Innanzitutto sono momenti di aggregazione dove ci ritroviamo sempre tutti insieme qui in questo piccolo paese, ma grande per fede e innanzitutto per cultura. E poi anche in modo particolare in questo periodo di Natale, dove ancora una volta nasce Gesù Bambino, per tutti quanti noi vogliamo proprio allargare gli orizzonti, andare a Betlemme con la nostra vita, la casa del pane, per stare davanti alla grotta, davanti a Gesù, come i pastori che questa sera hanno rappresentato qui con la cantata.